Benvenuti ragazzi in un nuovo video di Apple Blog, rieccoci qui pronti con lo speciale di Natale. Inizio subito con l'augurarvi un buon Natale e un felice anno nuovo e come ogni anno adesso andremo a vedere i 10 gadget e accessori tecnologici migliori dell'anno che abbiamo trascorso. In particolare ho cercato nell'ultimo mese delle offerte davvero molto interessanti su degli accessori, dei gadget, dei dispositivi anche, abbiamo il caso degli iPad super scontati nel sito Best Buy America che avevo già adocchiato durante l'anno e ho ritenuto fossero, a seconda delle varie categorie, i gadget migliori. E vi dico anche che se questi gadget non vi bastassero, vi linko al video che abbiamo fatto per lo speciale di Natale io, Edoardo di Applicker, Andrea di Blackjack Tutorial e Simone di Mondo Mobile, sempre su un'altra lista di accessori molto interessanti a cui potete dare un'occhiata. Procediamo quindi con i primi due dispositivi che ho trovato super scontati, come ho già detto. Abbiamo un iPad mini di quarta generazione, Wi-Fi soltanto, non cellular, 64 GB, che secondo me è lo spazio di archiviazione più adatto al momento in rapporto con il prezzo, e abbiamo su Best Buy America $399, quindi uno sconto di $100 che non è poco, e sullo stesso sito abbiamo anche iPad Air 2 anziché $599 a $479, sempre wifi non cellular, 64 GB. Se per voi la spedizione, quindi il tempo che ci impiegherà ad arrivare a casa vostra, non è un problema, vi consiglio di considerare anche questa opzione. Il terzo gadget che andiamo a vedere è una cosa interessantissima secondo me, che vi trasforma la vostra macchina fotografica da una normale macchina fotografica in una macchina fotografica con il wifi, nel caso in cui non lo fosse naturalmente. Si tratta di una scheda SD creata dall'azienda iFi. La trovate in diverse capienze naturalmente e appunto vi dà la possibilità di poter inviare direttamente i file foto video dovunque voi vogliate direttamente dalla macchina fotografica senza dover per forza ogni volta spostare l'SD, collegarla al computer e trasferire manualmente tutti i file. In questo caso abbiamo una versione da 8 GB a €25. Se vi fa piacere ragazzi, lasciate un bel mi piace e condividete il video su Facebook per far sapere naturalmente ai vostri amici che si stanno perdendo dei gadget e degli accessori fantastici. Il quarto super accessorio che andiamo a vedere è una stylus per tablet, ovvero una penna per prendere appunti nel tablet, per scrivere le note, per fare tutta una serie di cose in combinazione con delle applicazioni che possono essere per esempio Good Notes oppure Notability, ma anche tante altre. In questo caso vi presento la Adonit Jot Touch Input Pen Bluetooth, sarebbe un pennino con punta fina in modo da avere una precisione migliore rispetto a delle penne che trovate con una super punta che servono magari solo per fare qualche disegno nel tablet, e in questo caso abbiamo un prezzo di €105, molto elevato, a differenza di quelle che avevo fatto vedere nel video che vi ho messo prima in descrizione, però siete sicuri che penna migliore di questa nel mercato non la trovate. Passiamo poi a un accessorio che è da tantissimo tempo che vorrei comprare ma non ho ancora avuto modo di farlo. Un Gorilla Pod della marca Joby, che sarebbe essenzialmente un treppiede che prende il vostro smartphone e permette di poterlo mettere in qualsiasi posizione possibile immaginabile, perché questo è un treppiede snodabile. Si può addirittura, come potete vedere dalle immagini, aggrappare questo coso attorno a un ramo di un albero per poter mettere il telefono in una posizione ricercata, diciamo, e per il prezzo di €33 mi sembra una buona scelta. Passiamo poi a un dispositivo che ho comprato io stesso un po' di tempo fa. Si tratta della tastiera Ultra Thin Keyboard Bluetooth di Logitech. Quindi l'ho provata, vi posso dire di tutto su questa tastiera e vi posso dire che da quando l'ho comprata l'iPad è diventato il mio dispositivo primario, in particolare per la scuola. È una semplice tastiera Bluetooth che non fa da cover, quindi non copre il retro dell'iPad, ma lo copre soltanto per la parte davanti, in questo modo. Costa €83 e personalmente vi posso dire che per iPad di terza generazione è la scelta migliore che potete fare per quanto riguarda le tastiere, anche per il prezzo. Un'altra alternativa però che ho potuto notare, diciamo, dal web, non l'ho provata personalmente, però ho visto la fattura e anche nell'ambito del design vediamo che è sicuramente un passo avanti rispetto a questa della Logitech, è una tastiera dell'azienda Bridge che ricorda molto le fattezze di un MacBook nuovo. Si vede a vista d'occhio che si tratta di un prodotto molto più curato e infatti questo è rispecchiato anche dal prezzo, infatti questa viene €150. Passiamo adesso al versante audio, naturalmente non poteva mancare questa parte. Abbiamo le Bose Quiet Comfort 25, le ho provate ragazzi, al momento secondo la mia modesta opinione una cuffia noise cancelling con delle prestazioni del genere al momento non l'ho mai vista, devo essere sincero, ne ho provate tantissime di cuffie, lasciate per un momento da parte Beats, concentriamoci su Bose. Per chi di voi mi segue da un po' saprà che ho
acquistato tempo fa le Bose AE2 e non mi pentirò mai di averlo fatto, anzi una delle cuffie migliori che abbia provato fino ad adesso, in generale naturalmente, e sempre in rapporto al prezzo. Questa volta abbiamo 300 euro questa cuffia che offre il noise cancelling, uno dei noise cancelling migliori nel mercato. Uno speaker invece, uno speaker, ce n'erano tanti ma ho selezionato l'Ultimate Ears Boom 2. Perché? L'ho visto all'Apple Store, ho avuto modo di provarlo ed è fantastico, non solo per la qualità audio, per la portabilità, ma anche per il fatto che è resistente all'acqua, è davvero una figata pazzesca. Ci sono vari modelli e questo costa 150 euro, e lo potete trovare anche in tantissime colorazioni diverse. Adesso ci spostiamo in un settore leggermente diverso. Abbiamo dei prodotti per la casa e voi direte: Leonardo, ma dei gadget per la casa cos'è che ci servono, bene o male? Abbiamo le Philips Hue. Cosa sono? Sono delle lampadine, permettono di modificare a proprio piacimento la luce nella nostra casa. Ci sono infinite graduazioni di bianco, colori, tutto governato da un affarino del genere che si chiama Bridge, perfettamente integrato con gli smartphone, che vi permette di gestire il colore delle luci dovunque voi siate. Vi lascio anche un altro link dove potete trovare tutti i prodotti di Philips di questo tipo, ce ne sono davvero di tutte le tipologie, non solo lampadine standard ma anche cose più complesse e strane in particolare, che sono anche dei pezzi di design a tutti gli effetti. Come ultimo gadget invece andiamo a vedere un affarino per la casa, nuovamente, si chiama Elgato Camera Eva. Che cosa fa questo piccolo cubetto? Perfettamente compatibile con l'Apple HomeKit, gestibile dal dispositivo smartphone che voi avete, permette di misurare tutta una serie di parametri all'interno del vostro ambiente domestico, quali la temperatura, la qualità dell'aria, la pressione, l'umidità e il consumo dell'energia attraverso l'integrazione con altri dispositivi e tutta un'altra serie di parametri che potete controllare nel link che vi metto in descrizione. Vi metto anche il link del sito di Elgato in modo che possiate vedere anche gli altri dispositivi sempre nell'ambiente domestico, molto particolari davvero. Con i gadget abbiamo finito, ma volevo parlare gli ultimi due minuti con voi ragazzi, perché non ho avuto modo di farlo negli ultimi due mesi. Volevo dirvi che è arrivato il Natale, sono arrivate le vacanze, i video in questo periodo non mancheranno, cercherò di tenere un buon ritmo, ma voi fatemi sapere nei commenti che cosa vorreste vedere nei prossimi video. Se avete delle idee carine per degli eventuali speciali di Capodanno oppure di inizio anno nuovo, anche per fine gennaio andrà bene, saranno lo stesso degli speciali per me, non esitate a propormelo nei commenti. Cercherò anche di rispondere a breve nella pagina Facebook e tutti i messaggi che mi avete mandato sono davvero numerosi, ma vi ricordo che se volete una risposta sicura commentate sotto l'ultimo video qui su YouTube, perché su Facebook è un po' più macchinoso, mi trovo un po' più in difficoltà, quindi preferisco che mi scriviate qui su YouTube. Detto questo ragazzi, io vi rimando nuovamente al video che abbiamo fatto noi quattro, Edoardo, Andrea, io e Simone, in modo che possiate vedere altrettanti gadget interessantissimi. Ragazzi, anche questo video è finito. Un saluto da Leonardo.